Ludovica, ti devi muovere, dobbiamo scendere, stiamo partendo il treno, muovi! Scendi! Aurora è lì che dorme. Ti svegli? Lo vuoi un bel panino? Sì? E vieni, dai! Andiamo! Ludovica, ti devi muovere, dobbiamo scendere, stiamo partendo il treno, muovi! Scendi! Fate presto, ragazze, muovetevi! Mamma, tu capisci che se perdiamo il treno non possiamo andare a Roma, vero? Lo sai questo? Fate presto! Attenzione lì che si cade, ma dove state andando? Questa è la strada giusta! Aspetta che sto cadendo, ma dov'è il treno? È di qua? Ma dov'è? Ma cos'è questo? Papi, dov'è? Mamma, dov'è? Ma dove stiamo andando? Ma sei sicuro che sia? Mamma, io voglio capire perché papà è tutto calmo, ma muoviti, papà, muoviti! Più veloce! Fate presto! Là. Dov'è, papi? È quelli qua? Binario 2! Sì, quello. Sì. Vai, Ludo, vai! Stai pazzendo quelli! Ludovica, muoviti, se prendiamo il treno! Non è che è bruttissimo questo treno! Non è bello comodo! Ludo, ma quanti trenetti ti sei portata, Ludo? Quanti te ne sei portata? Fabi, Ludo ci sei, Ludo? Mamma. Oh, mamma, siamo arrivati, ragazzi. Mamma. Aspetta, andiamo di là. Ho paura di mamma, mi tuffa. Ma sei pazza? Si va sotto al treno lì. Ludovica, ma tutto bene? Ragazzi, sto sudando. Oh, mio. Ok, siamo arrivati in tempo, batti 5, Ludo. Ludovica. Ari, le vaporiccioline mi sto andando male. Ludo. Ma quando arriva? Ragazzi, non potete capire perché abbiamo fatto questa lunghissima corsa. Perché stiamo andando a Roma. E a Roma, ecco, faremo una cosa molto speciale che non vi spoilerò, ragazzi. Non potete capire, Lulu, siamo troppo eccitate, però... Non vi sveleremo niente, ve lo diremo soltanto questa sera, mamma, quando esatto. Arriveremo. Ma di queste valigie di chi sono? No, non lo so di chi sono queste valigie. Staremo a Roma. Tu dica, ferma, perché sono blu. Ah, bene, anche quella dietro è blu. Io sono vicino a noi e poi non c'è nessuno vicino alle valigie. Anche una lettera. C'è scritto... Non si capisce. Vabbè, ragazze, non toccate le cose che non sono le vostre. Sì, esatto. Sono di Mr. Boom. Staremo a Roma per sole 24 ore, ma saranno 24 ore super piene. Quindi continuate a seguirci che adesso, o meglio, stasera vi sveleremo il motivo per cui stiamo andando a Roma. Esatto, ragazzi, io ho il cuore a mille. Non vedo l'ora. Ma lo sai, io tornerò in braccio a te. Scusami, non capisco. Ah, mamma, aspetta. Ma andremo in un albergo, vero? Sì, alloggeremo in un albergo. Poi stasera andremo in un posto super bello. Sì. Ritorneremo a dormire in albergo e domani mattina riprenderemo il treno e torneremo qui. Ragazzi, faccio una bella copia. Poi, ragazzi, prendiamo Leo! Leo, sì! Eh sì, poi ritorniamo qui a Verona, staremo qualche giorno a e Verona. Ritorneremo a Napoli a vedere Leo come sta. Esatto! No, ragazzi, praticamente, poi allora, facciamo una cosa. Da Roma dovremo ritornare in Calabria dovremo andare a Napoli e a Napoli dovremo andare a Verona. Saranno giorni pieni di viaggi. Mamma, non mi farà la sorpresa di Leo. Speriamo che sia ripreso Leo. Ma sicuro, ci ha mandato il video. Ci ha mandato il video, però dobbiamo vedere. Ci manca tantissimo Leo per adesso. Quando arriva questo treno, dai, che abbiamo fatto le corse, ok? Stavamo per morire. Allora, ok. Ma lo sai, Leo verrà da me perché io sono la sua fanciulla. Senti, allora, verrà anche da me perché io
io ci ho fatto amicizia con Leo, ormai io e lui siamo best friend forever. E tu sei cacchetta. Ok, tra poco dovrebbe arrivare il treno. Tra poco. O adesso, non lo so. Secondo voi... La signora deve parlare. No, non parla. Vabbè. Informiamo i viaggiatori che il treno Intercity 552 proveniente da Reggio Calabria Centrale diretto a Roma Termini arriverà al binario 2 con la seguente composizione: carrozze dalla 8 alla 6, in testa al treno dalla 5 alla 3, centro treno dalla 2 alla 1, in coda al treno. Allora comunque, praticamente, cosa sto dicendo? Ah sì, un indovinello, vediamo chi mi conosce bene. Secondo voi, a me piace viaggiare in aereo, in treno o in macchina? Secondo voi? Esatto, nei commenti, vediamo chi mi conosce. In aereo. Tu in aereo? Ludo, dammi la mano, sta arrivando il treno, Auri. Aurora, sta arrivando il treno, vieni. Oddio! Il treno Intercity 1963 in Italia, proveniente da... Sei pronta per salire? Ma come stiamo a salire? Non svelare a nessuno il motivo per cui stiamo andando a Roma, Ludo. Mamma, ma come facciamo a salire se cadiamo? No, non cadiamo perché adesso ti faccio vedere il treno. Ha degli scalini apposta. Pronta? Fabi, sei sveglio tu, Fabio? Ti vedo un po' addormentato, Fabio. Chi è il più addormentato qui in mezzo? Ludovica? Eccolo, eccolo. Auri? O Papi? Mamma, senti, tu non ti sei ancora inquadrata, quindi forse tu sei la persona. No, no, no. Mamma, sto arrivando. Piano, eh? Aspetta, aspetta, aspetta. Lui che è molto spaventato. Poi Ludo. Ok, mamma, vieni. Hai visto, Ludo, le scale? Ti piacciono? Vai. Adesso siamo nel treno. Oh, ragazze. Io ho portato queste per mangiare, ovviamente. Mm. E questo c'è un sacco di giochi. Non ti faccio vedere. Ma, scusate. Siamo arrivati. Questi mamma. Sono i nostri posti, avete visto sì, bene. Mamma. Sì. Oh, mamma, guarda che bello. Wow. Ah, il cestino. Non toccate, non toccate. Ah, mettiamoci comode, ragazze. Finalmente siamo arrivate e ci siamo posizionate. Allora, guarda quanti giochi. Allora, mamma. Cosa hai portato, Ludo? Aspetta, ma che cosa? Aspetta, di me porta. E di qua, in quest'altro zainetto, cosa hai messo? Il mangiare. Vediamo, fammi vedere. Il mangiare, perché poi ho fame. Ovviamente! Le borracine, hai portato. Pure io. Bella fresca quest'acqua. Che cosa hai combinato? Buona? Meno male che ci pensa la mamma, a preparare tutte queste cose. Quando te l'hai detto, io ho fatto così. Wow, Ludo, guarda fuori! Poi cosa c'hai qui dentro? Patatine, coca. Ah, di tutto e c'è di pure tutto. Una coca mini. Pure una coca minissima. Hai portato. Minissima. No, vabbè. No. È mia. A few moments later. Ludo, già stai mangiando? Cosa mangi? Patatina al formaggio. Che buone. Dove siamo qui? Praia Aieta. Non so assolutamente. Voglio andare a Roma. Come sta andando questo viaggio? Sei stanca? Ti sei svegliata molto presto questa mattina. Quindi perché non dormi un po'? Mi sto bene rilassando.
sta rilassando? Arri tu? Io. Stai ascoltando musica? Sono molto stanca, mi sa che è troppo come addormento. Io direi di dormire un po'. Com'è? Buona? Anche se è calda. Ma è calda? L'ho presa a voi. Iniziamo. No, ragazzi. No. No, di nuovo nel letto. Comunque, poi te la mappa, ma che non arriviamo? Lui mi ha detto. Lui mi ha risposto. Alle 15.30, adesso sono, le 10.40. Ma io non mi arrendo mai. Ho preparato un po' devi assaggiare. Traduci papà. Traduci papi. Se tutto va bene siamo nella direzione giusta, giusto? Ok. Cosa fai Ludo? Vuoi un bel panino? Uno snack, tu devi mangiare, altro che snack. Che hai portato qui? Cosa sono tutte queste cianfrusaglie? Tutte queste cianfrusaglie cosa sono? Aurora è lì che dorme. Mamma, guarda quante teste di sole. Wow, che belle. Si è addormentata. Ah, sei sveglia. Stai dormendo da quando siamo partite? Ci sei? Non ti vedo. Ti svegli? Lo vuoi un bel panino? Sì? E vieni, dai. Wow, questi sono tutti i regali degli unicornini. Tutti i regali che voi unicornini ci avete portato all'evento. Agli eventi, vero Ludo? Ecco papi che intanto è andato a prendere da mangiare. Cosa hai preso papi? Bravo papi, così ci piaci papi. Così ci piaci, bello attivo. Io mi prendo questi. Io mi prendo. Tu quale ti prendi? Ah, buongiorno, ci siamo svegliate. Ma dove siamo qua? Dove? È il Vesuvio quello. Questo vuol dire, Ludo, che siamo a Napoli, vicino alle cuginette Gaia e Greta. Ma noi dobbiamo proseguire per Roma. Perché dobbiamo andare a Roma. E poi vi diciamo il perché. Vi sveliamo questa sera il motivo di questo viaggio. Di questo viaggio di 24 ore, perché è un viaggio brevissimo, che dura solo 24 ore, vero? Vediamo un po' cosa c'è nel portamare adesso. Ah ragazzi, fermi! Voi che stiamo facendo vedere tutte queste cose dei super pezzi, perché forse potrebbe c'entrare qualcosa con Roma, però non svelare niente, non svelare niente. Vediamo cosa hai lì dentro. Fammi vedere. Un gatto. Cosa c'è? No, è buonissimo. Panino con questo. Il panino mangio con prima prosciutto. Questo con che contiene che? Il formaggino e i cracker. Ok, va bene, tu decidi. Ludo, tu invece di mangiare i tuc, perché non ti mangi quel bel tramezzino col prosciutto? Perché mi dai un tuc? No, dai uno. Anche una briciola, dai, vediamo cosa mi dai, dai. E dai, mangi il formaggino, mi mangio, ok?
arrivate, Ludo? Sì. Sì? E perché sei così eccitata? Perché ragazzi, siamo arrivati. Ok, qui c'è Ludovica che è impazzita. Si è ubriacata, Ludovica nostra. Mamma, noi a Napoli vogliamo le lettere. Ma quale Napoli? Che qui siamo a Roma, guarda. Alto, un, due, tre, alto. E l'una nella testa. Senti bene? Okay. Vai, Auri. Che hai fatto? Vai, Ludo, andiamo. Luna, andiamo. No. Avete preso tutto? Sì, andiamo. Andiamo. Dov'è che si scende, papi? Qua. Di qua. Andiamo. Papà, devo dire che è molto incasinato con le cose. Papà, 3.000 valigie, meno male che dobbiamo stare qui solo 24 ore. Pensa un po'. Vabbè, dai! Brava, Ludo! Un po' di paura. Mamma, ora vamo a cadere per tutte le scale. Adesso Auri non ci resta che andare a trovare l'autista. Però non sappiamo dove sia, ok? Sì, e non sappiamo nemmeno come sia fatto in realtà. Ludo? Oh ragazzi, cosa ho visto? No. Andiamo. È la prima volta per voi a Roma, vero ragazzi? No. Auri, non siete mai venute qui a Roma. No. Devo dire, è molto bello. Sì. Ma ragazzi, prima ho visto due che lavoravano appunto in questa stazione che parlavano in romano e non ho capito niente. Puoi anche togliertelo il giubinetto, eh? Beh no, il giubinetto la giacchetta. È... Eccoci qui, abbiamo trovato l'autista che non ragazzi. Trovavamo. Ma abbiamo voi... girato di lungo e largo la stazione, poi finalmente ce l'abbiamo fatta. Esatto, ma voi comunque non potete capire. Allora, noi siamo scese dal treno, sole, poi ho cominciato subito a piovere, ma perché? Sì, abbiamo acchiappato, come si suol dire, la nuvola di Fantozzi. Vai Ludo! Vai. Entrate! Siamo davanti! No, là devi andare, dove vabbè, va? Andiamo noi dietro, dai. Io vado dietro. Eccoci qui posizionate finalmente. Esatto, dove ci siamo posizionate. E adesso andiamo nell'albergo, vero? Eh sì, non ci resta che trovare l'albergo adesso. E stasera scoprirete un po' quello che abbiamo in programma. Esatto. Ludo, sei carica, Ludo? Ragazzi, e poi è la nostra prima volta che andiamo a Roma, quindi... Eh sì, è la vostra bella, prima però. Volta a Roma. Eccoci arrivati. Siete pronte per uscire? Prontissime! Dai, che siamo arrivati in albergo, su! Vai! Su. Andiamo! Grazie! Uno, due, brava! Eccola! Eccoci qui! Siamo arrivate! Eccoci ok, qua. Adesso andiamo in camera! Sì, Ludovica, sei pronta per sì. Stasera? Sì! Stasera succederanno alcune cosine! Non svelate niente, non svelate niente. Mi raccomando, eh? Diciamo solo che staremo qui a Roma per sole 24 ore. Sì. E basta. Esatto, solo questo. L'autista sta andando via. Abbiamo preso tutto? Tutte le valigie? Sì. Papi, sei pronto? Ok, noi entriamo, vediamo un po' com'è questo albergo. Ludo, devo dire che questo albergo è molto moderno, eh? Ti piace, eh? Andiamo. Ci hanno dato la carta e c'è scritto la camera 07, quindi... No, ok, dove sono qua? Curiosissima di vedere questa stanza, ragazzi. Mamma mia, pure io. Io spero che ho il letto vicino a lui, così almeno possiamo parlare. Perché noi lo parliamo sempre. Sì, questa notte vediamo di dormire più che parlare. Eccoci. prego. Scusate, buonasera. Questo è più grande. Ah, questo qui, venite, andiamo lì. Vieni, Ludo. Buonasera. Allora, Ludo. Grazie. Bisogna schiacciare questo, mamma. Allora, papi, aspetta, entra. Fa entrare papà. Papi, secondo me, ce la fa. Ok, bravo papi.
Quante cos'è? Vabbè, primo. Uno. Bravissima. Ludo, tenta a scacciare. Aiuto. Ragazzi, ah, devo dire. Siamo qui dentro. No, mamma. Guarda, papà. Papi, vuoi portare qualche altra cosa? Sai che io soffro di claustrofobia. Perché mi hai portato nell'ascensore? Vabbè, dai, poco a poco. Aspetta, non sentirti male proprio adesso. Ecco, scendi. Oh, vero, papà, soffre di... Oh, è vero. Ok, allora, siamo qui. Sette. No, questo... Ma sono scritti. Allora, questo è uno. No, Dov'è? No, allora, questo è tre, questo è tre. Che numero? Di là, venite. Di là, scusa. Papi, ma ci vuoi dire tu dov'è la camera? Su. No, ma ci vuoi dire? Ma io non lo so. Dai. Vai. Sette! Apri Ludo. Vai, apri. Ok, io lo apro. Enrico, che cosa stai facendo? Brava. Vai, Ludo, vai. Oddio! È bellissima! Wow! È bellissima! Vediamo, guardate che carino questo tavolino. Aprite le tende, lì voglio vedere cosa mamma, si vede. Mamma, c'è un letto solo. Come un letto solo? È impossibile. C'è un letto solo. Ludo. Ah, forse c'è il... Se metti la scheda lì non va, Metti la scheda che è tutto buio. Ah, c'è il divano letto, mi sa, ragazzi. Oh, ecco. Ok, vai, chiudi. E questa è la nostra casa. Questo è il divano letto. Andiamo a vedere di qua. La camera. Poi bellissima. C'è il bagno. Oh, wow. Che carino questo bagno. Considerando che abbiamo dormito solo 3 ore questa notte, siamo messi abbastanza bene. Mi aspettavo peggio. Ludo, ci sei? Ci facciamo subito una doccia? Sì, dai, Ludo, dai. Freschiamo. La vasca. Wow. Andiamo, su. Dai, su, andiamo, Ludovica. Quindi, allora. I genitori dormiranno qua e noi dormiremo sul divano letto. Sì. Fammi vedere un po' com'è questo armadio. Vediamo. Wow, è molto spazioso. La casa parte. Vediamo un po' queste finestre. Qui possiamo Fabi. Fare una lezione. Vai. Dimmi. Facciamo colazione a letto. Sì. Ok. Pronto. Il servizio in camera. Ma cosa fai? L'ha attaccato. Scusi. Ma che stai combinando, Luca? Con chi parli? Cosa? No, sto parlando con la servizia di pulire. La servizia? Ok, vieni dopo che... Posso dire che dormiamo? La donna delle pulizie ha detto la pulizia di servizio. Allora, tipo... Ah! Ok, vai, su. Vieni, stai letto. Dai. Come è stata questa finestra? Così devo tirare le... Ma allora, così, guarda così. Oh, piano, Domenica, no. Ecco. Piano, vediamo di non fare danni, ragazzi. Io intanto direi di salutare. Ci andiamo a fare una bella doccia. Ci andiamo a vestire, ragazze. Vi volete muovere? Che facciamo tardi? Muoviamoci. Allora, io direi che adesso è il caso di salutare. Voi unicornini starete con noi per queste 24 ore qui a Roma. Questo è l'albergo. Sì, farete colazione con noi. Vi vestirete con noi. Andiamoci a vestire. Stasera fare... Ok, dai, meglio che ti metta giù. Ragazzi, adesso è meglio che ci andiamo a vestire, a lavare, perché stasera dobbiamo essere due VIP. Ecco, dobbiamo sbrilluccicare, perché se andiamo così, ecco, sembriamo delle pazze scatenate che hanno dormito 3 ore. Decisamente. E vabbè, ragazzi, il video finisce qui. Noi vi salutiamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E tranquilli, piano scoprirete. Ok, piano scoprirete tutto quello che abbiamo in programma. Ehi, tu hai già acquistato il nostro nuovo libro? Se ancora non l'hai fatto, fallo assolutamente. Lo puoi trovare su Amazon oppure nelle migliori librerie d'Italia. Ciao! Fate presto, ragazze, muovetevi! Mamma, tu capisci che se perdiamo il treno non possiamo andare a Roma, vero? Lo sai questo? Fate presto! Andiamo! Oddio! Yeah.
è meglio che ci andiamo a vestire, a lavare. Due, ecco. Ragazze, fate presto che siamo in ritardo. Dai. Dai. Oh, ma è giusto. Aspetta, aspetta, papi. Zero. Ragazze, ma perché vi siete messe così belle eleganti? Perché stasera dovremmo fare qualcosa di molto bello. Mamma mia, ragazzi, ho il cuore a mille. Allora, ragazzi, stiamo aspettando il taxi. È il taxi. E tra poco vi faremo vedere finalmente dove stiamo andando. Allora, ragazzi, vi do un piccolo indizio. Allora, dai, voi, come avete visto nel video precedente, abbiamo fatto vedere un po', diciamo, cose dei super pezzi. Però così, ecco. Sì, non svelare niente, non svelare niente. Super pezzi sono supereroi. Ma tu sei stanca? Siamo stanchissime perché abbiamo dormito solo 3 ore. Siamo partiti dalla Calabria, siamo venuti qui a Roma, abbiamo dormito solo pochissimo tempo. Aiuto. E siamo stanche morte. Penso che stasera crolleremo. Sì, e poi dovremo prendere di nuovo il treno per ritornare in Calabria. Sì, adesso aspettiamo il taxi e poi finalmente andremo in questo posto tanto atteso. Ma facci vedere il tuo outfit, Ludo. Che bella, Ludo. Ma hai notato una cosa? Hai notato una cosa? Tu sei vestita tutta di rosa e io tutta di azzurro, come i nostri colori. Eh sì, manca solo il giallo. Beh, però il giallo, vabbè, il giallo, vabbè, papà, io ho sandali gialli. Papà lo vestiamo di giallo. Papà, tu ti vesti di giallo. Papà, tu con la maglia a bordo non stai bene, ti devi mettere una maglia gialla. Mamma. Raga, sembra un supereroe. Mamma, devo dire che papà sembra una prugna. Ecco il taxi, ragazze. Mi sa che è arrivato il taxi, ragazze. Cado. Saliamo, saliamo. Andiamo avanti. Sì, per forza. Ok, Ludo, siamo arrivate. Allora, wow. Ok, ragazzi, adesso ve lo possiamo spoilerare. Allora, siamo adesso andiamo. Stiamo andando a vedere il film dei super pezzi. Adesso non posso parlare perché c'è un sacco di gente. L'anteprima del film. L'anteprima. Sì, andiamo a vedere cosa c'è qui. Ci sono le mascotte. Perfetto. Ok. Allora, le mascotte se ne sono andate. Ma non fa niente. Allora, Ludo, sei pronta per vedere il film in anteprima dei super pezzi? Cioè, andiamo a vedere. Ragazzi, guardate che meraviglia. C'è la piscina. Ma non è una piscina. Non è una piscina, devo dire. Che cos'è? Un lago? Wow. Era un lago. Adesso pensiamo a guardare il film. Ok. Ludo, sei pronta? Andiamo perché ho un po' di fame. Io no. Come no? No. Auri, guarda, lì c'è il cocktail di benvenuto. Guarda. Bello. Andiamo a vedere. Andiamo Porta a mangiare. Da mangiare. Vieni, andiamo. Ludo. Guardate che bello questo posto, come elegante. Wow. Guarda. È proprio bello. Non vedo l'ora. Papà, sembra una prugna. Questo viene giallo. Sei stanco, papi. Hai 2 ore di sonno, papi. Si vede, papi. Vabbè, facciamo che saltiamo il cocktail di benvenuto e andiamo a vedere il film. Che ne dite? Ok, hai proprio ragione. Che sta per iniziare, perché non prendiamo posto? Sì. Cosa ti ha dato? Questo è un cinema molto particolare. Mamma, Ludo, ti sei posizionata? Guarda, posso vedere il colore. Io che colore uso? Io uso il verde. Sei pronta, Ludo? Io uso il verde. Metti le cuffie, dai, che sta per iniziare. E io uso il anche rosso. Anche tu? Così, vai. Così, raga, uso così. Dai, le mascotte. Ciao, 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 partici.
cuffie me le sono messe. No, aspetta, okay, che non sento niente. Adesso posizioniamoci, che tra un po' inizia. Esatto, tra poco inizia. Quindi andiamo. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao a tutti. Eccoci. Morta Lulu. Le pepe. Ludovica, dopo aver visto il film dei Super Pets, ovviamente la maglietta dei Super Pets, si è innamorata letteralmente di loro e ha voluto indossare come pigiamino la loro maglietta. Ma qual è il tuo animaletto preferito dopo aver visto il film? Lui. Come si chiama lui? Vediamo se ti ricordi il nome. Supereroi. Tutti sono dei supereroi. Non svelare niente, Ludo, perché dal 1 settembre il film uscirà al cinema e tutti gli unicornini correranno a vederlo, come abbiamo fatto noi questa sera. Abbiamo avuto tantissimo freddo perché era un cinema all'aperto. E poi il film durava un sacco di ore. Va bene, va bene, va bene. Adesso però andiamo a dormire che siamo super distrutti. È stata una serata molto, molto, molto stancante perché abbiamo dormito solo 2 ore prima di venire qui, quindi siamo super stanche e domani ci aspetta una bellissima colazione in camera. Nel letto. Ok, adesso dormi mentre Auri si sta lavando i denti, noi ragazzi, iniziamo a dormire. Tu mi hai preso, tu mi hai preso le brioche e le ciambelle. Ti ho preso una bella colazione per domani. Le ciambelle. Dai, che poi domani dobbiamo riprendere il treno. Non possiamo fare tardi. E poi andiamo in Calabria, prendiamo la macchina, prendiamo le ore e ce ne andiamo a Verona. Eh sì. Questo è il programma dei prossimi giorni, quindi seguiteci, che voi sapete che noi vi portiamo sempre con noi in qualunque posto, perché gli unicornini sono sempre con noi, noi li portiamo con noi dappertutto. Vero Ludo? Comunque dormiamo. Adesso dormi però, dai. Aurora, tu come sei messa lì nel bagno? Che sei da 3 ore, ti muovi? Aurora, muoviti. Dai che ci abbiamo sonno. Aurora, ma ci sei? Oddio, ho letto, il letto. Ma vogliamo andare a dormire che è tardissimo. Ho il letto. Farfalle, farfalle. Ragazzi, ma state bene? Che bello, letto la vita, mamma mia, sogni d'oro, mi vedo felice qui. Non russare. Mamma mia, letto la vita, ragazzi. Ma fammi che... Ragazze, vi volete svegliare che è tardi? Abbiamo il treno, presto! Ludo! Ludo, perdiamo il treno, Ludo! Dai, svegliatevi, Auri! Ludo, che ti stai ciucciando, Ludo! Allora, dovete sapere che Ludo da quando era piccola si ciucciava il labbro di sotto. Non ha mai portato il ciuccio e invece del ciuccio si ciuccia le sue labbra, la sua bocca, quella di sotto. E ancora oggi ha questo vizio, vero Lulu? Dai, svegliati! Su, fammi vedere come ti ciucci il labbro. Come ti ciucci tu il labbro? Dai, Auri! Ragazzi, questo treno è diverso. La signora ci porta le patatine. Questo treno è più comodo. Ed è più veloce. Ma ieri non abbiamo parlato del film che avete visto perché eravate super stanche. Adesso voglio sapere com'è stato il film dei Super Pets. Ti è piaciuto? Stavo morendo di freddo. Faceva freddo ieri? Ed era proprio adatto a te che ami gli animaletti. Tu adori i cuccioli. Sì. Qual era il tuo animale preferito? Lui. Ah, Crypto. Si chiamava Crypto. Sì, eh? E poi c'è Asso. E poi una cattiva. Ah, come si chiamava la cattiva? Non mi ricordo. Topino. Lulu. Topino. Lulu si chiamava. Penso di sì, non mi ricordo. Si chiamava Lulu. Lulu, Lulu come te?
Sentite adesso però... No, Lulu. Lulu? Senti, Auri, a te? Auri, a te è piaciuto il film? Mamma, è stato bellissimo il film. Troppo bello. Bello, vero? Io me lo riguarderei tipo 3000 volte. Anche a me è piaciuto tantissimo. Bellissimo. Devo dire che è bello anche per noi adulti, eh? Sì. E poi, soprattutto per te, Ludo, che ami gli animali... Per Ludo è stato interessantissimo, vero? Ma sei bella! Va bene, dai, adesso fate colazione e facciamo presto che dobbiamo partire. Cosa volete mangiare? Guardate quante cose buone che vi ho portato. Ludo, che stai prendendo? I biscottini? Hai visto quante cose buone? Ma... Questa è marmellata. Il panettoncino? Ti piace? Anche le caramelle ti hanno messo, wow, mamma mia. Dai Auri, vieni anche tu, altrimenti Ludo mangia tutto. No, arrivo. Sa di marmellata. Sa di marmellata. Oh. Allora, vediamo un po'. Io e Papi abbiamo mangiato un cornetto, un bel cappuccino, devo dire che il cappuccino è molto buono. Vieni. Grazie. Apriamo questi biscottini che si chiamano frollini. I frollini, ok. Siete pronte per affrontare un nuovo viaggio? Lo sapevate che dovevamo rimanere a Roma solo per 24 ore? Allora, ma lo sai la signora ci porta da mangiare le patate? La signora ci porta a mangiare. Sì, Ludo, tu pensi solo al cibo. Ho fame. Poi non mangi mai niente, in realtà. Come vi è sembrata Roma? Che voi non ci siete mai state? Roma è bellissima. Il film 10 e il mio animaletto preferito, devo dire, guardando il film, è questo. Però mi è piaciuto anche... MP. Sì, è troppo carina e dolce. Anche MP è troppo dolce. Sì, è troppo bella. E poi diventava ad un certo punto gigante, piccolina. Gigante. Sì, era fantastica. Non svelare niente, non svelare niente del film. Giusto. È bellissimo questo film con tutti questi animaletti. Per chi ama gli animali, questo è proprio un super film. A me è venuto da piangere. Sì? Fa piangere. Ti sei emozionata? Sì. È stato un film emozionante? Sì. Devo dire che anche io mi sono commossa. È stato troppo bellino. Cioè, ma tu fai proprio la zuppetta, fai? Sì, la zuppetta ci deve sempre stare. Va bene, dai. Adesso vestitevi veloce e andiamo. Sì, seguiteci ragazzi, perché in questi giorni faremo tantissime cose. Allora, prima tappa, adesso andiamo in Calabria. Staremo lì qualche giorno, il tempo di preparare le valigie e ritorneremo a Napoli dalle nostre cuginette Gaia e Greta. E soprattutto dal nostro Leo, andremo a vedere come sta e se si è ripreso. Staremo qualche giorno a Napoli, prenderemo una bella barca, trascorreremo una bellissima giornata in barca con le nostre cuginette. Prendiamo Leo e partiamo per Verona, perché lì inizia la scuola e dobbiamo andare a comprare le cartelle, i quaderni, soprattutto per te Ludo che inizi la prima elementare, quindi dobbiamo attrezzarci. No. Sì, eh. E dobbiamo andare a comprare tutto. Inizia un nuovo... Mamma. Inverno, un nuovo autunno. Ecco. Siete pronte? Per un nuovo anno scolastico? Tu avrai gli esami. Mamma. E voi unicornini verrete sempre con noi. Sempre. Qualsiasi cosa facciamo, voi siete con noi. Ragazzi, abbiamo ancora i capelli... Sì. Poi non vi abbiamo fatto vedere tutto ieri perché è stata una giornata pienissima. Sì. L'evento l'abbiamo ripreso un po', proprio perché volevamo farvi vedere dove siamo andati. Ludo, ma la smetti di mangiare? Buonanotte, va bene, dai, vestiamoci. Su, presto. Eccoci vestite. Stiamo uscendo dall'albergo. E adesso... andiamo a prendere il treno. Vero Auri? Aspetta, sì, andiamo a prendere il treno. Sei ancora stanca? Tantissimo. Vai Auri, un po' di sostanza. Ludovica dov'è? Non lo so. Con la Ludovica. Ah, ecco.
Ciao, ciao Ludo. Sei pronta? Per andare? Mica è un po' stanca. Un pochettino. Andiamo a prendere Leo. Ripartiamo? Siete pronte? No. Io ho finito qualcosa. Cioè, ma tu quanti zainetti ti sei portata? Voglio capire. Uno per il cibo e uno per i giochi. Mettete tutto nel taxi e andiamo. Vai Ludo, vai. Ludo, sei stanca? Eccoci arrivati. Andiamo. Ok, io mi stavo addormentando. Siamo arrivati in stazione, non ci resta che prendere il treno. Ci aspettano un sacco di viaggi. Ludo, sei pronta per partire? Sì. Papi, ti vedo un po' perplesso, abbiamo sbagliato treno. Non dirmi che perdiamo il treno. Argento. Siamo per Pescia Argento. Questo? Andiamo. Meno male. Oh papi, che sei rompito. Stavi cadendo. Dammi la mano. Aspetta, faccio salire. Ludo, piano. Vai. Vai Ludo. Okay. Dammi qualcosa, papi. Papi, ok. Forse è più leggera, come mai? Non lo so. E che ci siamo dimenticati qualcosa, ragazzi? Secondo me sì. Dove andiamo? Di qua o di là? Ah. Vai. Siamo partiti! Ragazzi, stai chissà, questo bottone, questo si schiaccia da indietro, okay, si allora, rilassa. Adesso finalmente c'è un po' di luce. Siamo... Finalmente. Stiamo adesso partendo da Roma Termini e adesso arriviamo in Calabria di nuovo. Esatto. Ludo. Ludo. È un bicchiere. Cosa vuoi Ludo? Perché c'è un bicchiere? Dolce o salato Ludo? Dolce, dolce, dolce. Dolce. Io voglio dolce. Fammi pensare. No, non si può. Allora io salato. Io dolce. Dolce, dolce. Ragazzi, voi preferite salato o dolce? Io salato. Io dolce. Dolce o salato? Dolce. Che mangi, Auri? Sto mangiando panino con prosciutto crudo e formaggio. Ludo. Ludovica. Tu ti sei addormentata, Ludo? Ma vedo baffi di cioccolata qui. Io vedo un sorrisino. Cosa hai mangiato qui che vedo baffi di cioccolata? Ma si può avere tutto questo casino sul tavolino? Cioè non si può. Ciao, buongiorno. Eccoli. Buongiorno. Avete finito di fare confusione? Ci sei, Ludo? Dai, dai, un altro po' che siamo arrivate. Ma tu non avevi già mangiato, Maro? Io mi sono tolta le scarpe. Wow, che bei calzini di topolino che abbiamo qui, mamma mia. Ragazzi, questo si abbassa. Sì, gira la mia borsa che tra un po' mi fa andare tutto a terra. Siamo quasi arrivate. Sei pronta per scendere, Ludo? Che siamo arrivate? Che c'è qua? Mamma, che ti senti, Auri? Non fare scherzi, eh? Dove ti faccio vomitare qui, Auri? Eccoci qui, arrivati. Siamo ritornati in Calabria. Abbiamo fatto un tour de force, ma ce l'abbiamo fatta, vero Ludo? Come ti senti, Ludo? Mamma mia, mamma mia. Ma io quanti zaini ho? Un mamma, me lo sto capendo. Ludovica? Ludo, ma quanti zainetti ti sei portata? Chi ci è venuto a prendere? Ciao, treno. Ciao, treno. Ciao, treno, ci rivediamo tra qualche giorno.
Ragazzi, non vedo l'ora di andare a Napoli perché prendiamo il nostro cucciolo Leo. Ecco i nonni che ci sono venuti a prendere. Adesso siamo pronti. Io ho lasciato la chat. Un secondo. Eccoci. No.